torniamo a essere un canale coerente con un nome coerente. E benvenuti in cui analizzeremo un po' tutte le novità Apple che dovremmo avere nel 2022. Primo video tech dell'anno. Quindi direi che cominciamo subito con questo video. Ah, vado a recuperare il MacBook. Anzi, wow. Ah, eccoci qua. Partiamo subito ovviamente con le cose. iPhone 14. Ne parlerò in maniera leggera perché forse addirittura settimana prossima. Domani c'è un video su iPhone SE 3 di cui parleremo dopo, già vi faccio un bel spoiler, ma settimana prossima parleremo di iPhone 14. E torno anche in news tech in questi due, regà, torniamo alla routine solita. Vabbè, volevo fare questo. iPhone 14 si sa ben poco in realtà, perché di design c'è stato da settembre il solito rumor che dice ok, per arriva al bordo in titanio, sembra più un iPhone 4S, perde il coso e perde il bump alla fotocamera, ma io non ci credo tanto. Il foro della fotocamera no, hanno già cambiato il notch quest'anno, non è una cosa da Apple tenere una cosa per un solo anno. Quindi secondo me di questo iPhone 14 ci sembra di saper tanto, soprattutto del modello Pro, di cui si sa già tutto, perché alla fine di iPhone 14 base sappiamo ben poco. Però di iPhone 14 Pro ci sentiamo un po' di conoscerlo, ma secondo me non sarà così. E soprattutto anche sulle dimensioni, perché non so se dopo le 20, che comunque sono migliorate quest'anno, gli iPhone 13 mini vogliono andare avanti con la gamma mini oppure no. Ho i miei dubbi. Mentre iPhone SE 3, cioè è un po' il segreto di Pulcinella sta roba. iPhone SE 3 si sa che esce, ma ci sono tre linee di pensiero che proprio, fai conto qui, poi ne parte un'altra, fanno proprio. Quindi il video di domani è proprio su di lui. Sai chi c'ho hype? Sarà che ero entrato da 2-3 mesi nel mondo della tecnologia, ma per iPhone SE 2020 c'ho hype, no? Sì, forse un po' di gadatella, perché era il primo iPhone che usciva da quando mi ero appassionato veramente a quel mondo. C'ho un po' di curiosità, soprattutto perché si sanno già meno cose di quelle che sapevamo rispetto all'iPhone SE del 2020. AirPods Pro 2. AirPods Pro con, secondo me, chip uno nel case, ovviamente tipo AirTag, con solite novità. Non so cosa potrebbe arrivare. Devono un po' distaccarle dalle AirPods 3. Secondo me alza il prezzo. Speriamo di no, ma tanto lo so che alza. Cioè, ne sono sicuro. Quindi vedo una papaya di presentazione verso magari ottobre con gli iPhone Pro. Potrebbe essere una bella idea. Ed ora passiamo al mio prodotto più hypato per il 2022, ovvero MacBook Air. Io sono MacBook Air, un attimo, un botto. Sarà per il redesign che sicuramente mi interessa molto di più di quello che già si sapeva rispetto a quello del MacBook Pro, che secondo me su alcuni lati è penoso, per altri è bellissimo. Penoso ovviamente parlo del bordo qua sotto, che è veramente atroce, che sembra ancora più spesso, e della rimozione della touch bar e ovviamente del notch. Mentre adoro i bordi nuovi senza il logo qua, la touch bar un po' mi dispiace che l'abbiamo levato, ma la tastiera col fondo nero è meravigliosa. Quindi non lo so, se dice anche questo possa avere il notch, sinceramente non lo so. Comunque dovrebbe avere il fondo della tastiera bianco, quindi tutta la tastiera bianca in attesa della touch bar. Si dice che dovrebbe arrivare nel 2023, io non ci credo. E con un nuovo chip M2. Ci ho già fatto, sì, due video negli ultimi mesi a riguardo. Si vede che lo attendo veramente tanto. Mac Mini e iMac Pro. Mac Mini e Mac Pro. Cioè iMac Pro. Poi il Mac Pro, oh, quando esce non si sa. Mac Pro secondo me arriverà nel 2023. Mac Mini e Mac Mini Pro saranno due prodotti differenti. Non so se si chiameranno così o staranno, però ci sarà sicuramente il modello con M2, magari uno con M1 Pro, M2 Pro, anno prossimo, non lo so. Qualcuno dica qualcosa per favore. Mac Mini base M2, potrebbe essere preso, dovrebbe tornare a un design più consumer, magari proprio in policarbonato, e dovrebbe, secondo me, l'arrivo dei colori del Mac Mini non ha senso. E dovrebbe essere presentato appunto con il MacBook Air 2022, aprile-maggio, con l'iPhone SE, l'iMac Pro, iMac 27, come lo vogliamo chiamare, sono messa anche da 32. Quindi questo iMac 27 sicuramente sarà un po' più spesso dell'altro, quindi anche più di un centimetro. Avrà M1 Max, M1 Pro, ovviamente, sarà mini LED, non lo so, poi così tanto, avrà un design più Pro. E sarà come per, alla fine, iMac è stata la trasposizione del MacBook Air o del MacBook Pro,
anzi un MacBook Air con le ventole, sarà alla fine un MacBook Pro nuovo con trasposto a Dex a desktop. E ora passiamo alla merda, no, alla roba che iPad Pro, partiamo subito dalla... Ora parleremo un po' di iPad in genere, però iPad Pro... Chip Coco vorrebbe essere presentato quindi con un MacBook Air M2 e avere anche lui un M2? Probabile, ma dovrebbe arrivare mini LED su iPad Pro 11, che potrebbe avere il suo riscatto. Per me iPad Pro 11 è sottovalutatissimo. Potrebbe avere un nuovo design delle camere, speriamo. Ve lo dirò poi parlando dopo alla fine del video dei software. Poi ovviamente arriveranno tutti i miei video che mi ricordo. iPadOS. Io vi vorrei ricordare l'anno scorso come è stato divertente per i pochi che c'erano di voi fare in un giorno tutte le visualizzazioni che avevo fatto praticamente con tutto il canale. C'è un video che ora ha 97 visualizzazioni. Ma i tempi era tanta roba, quando avevamo 50 iscritti, 90 visualizzazioni, 80 roba. Quindi il video su iPadOS 16 ve lo ciucciate anche quest'anno! E mi diverto un botto perché sclero come un maniaco. Dovrebbe avere la ricarica wireless, si dice, io li manderei anche un po' tutti. Vorrebbe avere un MagSafe, non lo so. iPad Air di quinta generazione. Vi ricordate quanto hype c'era per iPad Air 4? Sarà durato 2 mesi. Prodotto ottimo, eh? Problema è il display, dai, ammettiamolo. iPad mini 7. Oggi puntiamo i numeri altissimi. Secondo me esce nel 2023. Ma dovrebbe avere anche lui la ricarica wireless. Che è già un po' più... Perché dovrebbe avere la ricarica wireless su un iPad? Oh, poi passiamo alla roba sconcia. Apple Watch serie 8. Ah, qui proprio c'ho il sito che me lo dice. Vi voglio fare una traduzione. Cioè, proprio. Sul fronte indossabili, novità in arrivo nel 2022 per Apple Watch. L'anno scorso con il Watch 7, no, abbiamo visto grandi compatibilità rispetto. Grandi cambiamenti rispetto ai modelli precedenti. A settembre Apple dovrebbe lanciare l'Apple Watch Serie 8, che secondo le indiscrezioni sarà esteticamente diverso dal 7. Ragazzi, non è da Apple. Perché? Perché Apple che cambia il stesso discorso dell'iPhone ha portato l'Apple Watch. Che Apple cambi il design, l'ha cambiato di poco e potrebbe anche succedere. Ma che Apple cambi il design così regolarmente, soprattutto per un prodotto come Apple Watch, che il design l'ha cambiato alla fine con Apple Watch Serie 7, lo vogliamo mettere come cambio di design 2 volte, ha cambiato nel 2018 e nel 2021. Boh, io non lo so. Non dovrebbe includere il sensore di temperatura tanto rumoreggiato. E boh, quindi fra un po' di roba che ci ho aggiunto io, questo è il discorso hardware, ora andiamo ai software. Sarò veramente veloce perché il video su iOS 16 esce anche lui settimana prossima. O fra 2, non lo so, ragazzi. Vi parlerò di 3 principali perché alla fine sarei qui a parlare di tvOS mai aggiornato dal 2027. Non ha senso cominciare a parlare di watchOS. Perché? Parliamo principalmente di macOS, iPadOS e iOS. iOS ha le sue lacune, ha tantissime lacune, ma per quello che vogliono gli utenti veramente in cui possiamo credere, io non lo so, lo reputo quasi perfetto. Il file manager, i soliti buggettini, le solite cose senza senso come il download delle cose, cioè, anzi l'upload più che altro. Cioè, io se mando una roba su Telegram, io chiudo Telegram, la roba non è che va avanti con il mandato, no, riparte da zero quando io apro Telegram. Stessa cosa con una storia in Instagram. iPadOS. Ah, ve lo ricordate il video di iPadOS 15? Ecco, fa un po' cagare, ma il concetto c'è in quel video, perché l'ho riguardato 2 giorni fa. Ecco, prendete quel video, aggiungeteci anche macOS fra le cose che avrei voluto in iPadOS 16, in iPadOS 15, e cambiate il nome in iPadOS 16. Probabilmente il video arriverà, parlerà meglio, però mentre macOS, non lo so, potrebbe cambiare di nuovo, no, cioè, dico, nome nel senso, prima c'erano Lion... Snow Leopard, Leopard, ora hanno fatto Bixar, Monterey, Catalina, tutta sta roba qua, ICR. Dico che potrebbe arrivare, non so che cosa, ma una nuova tipologia di nomea.
Per ora non si parla di altri prodotti, ormai il ritorno dell'iPod lo vedo come... No, cioè non tornerà purtroppo, fra tanti purtroppo, è un prodotto morto. Sto soffrendo anch'io, nel Dio. Lascia like, i link dei social, delle cose, di Telegram, del canale Telegram, di tutto in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Addio. Che bello questo fare, che bello fare.